Ponente Gas, forniture GPL per ambienti civili, industriali, agricoli e floricoli. Ponente Gas è anche impianti canalizzati per condomini e agglomerati urbani. Ponente Gas è soprattutto azienda vicino al cliente, per cortesia e rapidità del servizio. Telefonaci allo 0184 48 65 33 per un preventivo gratuito. Ponente Gas, la certezza del calore. Buona serata al pubblico di Microfono Aperto di Imperia TV, ben ritrovati con questo appuntamento dedicato alla montagna, alle bellezze del nostro territorio e anche ai tanti modi, alle associazioni che si danno da fare per riscoprirlo, per valorizzarlo questo territorio. E non a caso sono con noi e ringraziamo e salutiamo Nino Lanteri, presidente dell'associazione Avastera, benvenuto, grazie per essere con noi Lanteri, e Luciano Frassoni invece dell'associazione di Santerim. Buonasera, benvenuto Frassoni. Ecco, intanto cominciamo, Santerim è conosciuta come associazione per la chiesetta, per gli appuntamenti che si svolgono ogni anno, e di questo poi parleremo naturalmente con Frassoni, cercando anche di capire un po' qual è la situazione del territorio che circonda Santerim. Ma volevo cominciare da Nino Lanteri per avere l'occasione, l'avevamo già fatto in passato, di ripresentare l'associazione Avastera, che sappiamo essere un'associazione legata alla terra brigasca e di valorizzazione della terra e della cultura brigasca, ma magari non tutto il pubblico sa quello di cui vi occupate, allora io partirei proprio da lì. Va bene, io sono così temporaneamente ancora, ma da molti anni, presidente dell'associazione Avastera Union de Tradition Brigasque, che ha già superato i 30 anni di attività, perché è nata nel marzo del 1984, no? Ed è nata in una situazione particolare, no? Perché penso che molti sappiano che la terra brigasca nel secondo dopoguerra ha subito una situazione del tutto particolare, cioè in seguito al trattato di pace è stata divisa in due stati, tre province, tre regioni. Perché la terra brigasca, ricordiamo che si erge sul cocuzzolo proprio fra spartiacque, sì, no? Fra Italia e Francia, ecco, sì, sì, il territorio fra Liguria, Piemonte, esatto, il territorio della, della terra brigasca, quello che noi chiamiamo adesso territorio della terra brigasca, che corrisponde al territorio dell'ex comune di Briga Marittima, no? Prima della sua divisione, comprende la parte alta, no? La parte alta delle tre valli, la Valle Argentina, la Valle Livenza-Roglia e la Valle Tanaro, che si incontrano sul Monte Sacarello, no? E quindi proprio queste tre parti alte che si univano, si congiungevano attraverso la montagna, perché ai tempi in cui sono nate queste comunità che hanno una storia molti secolare, la montagna non era come oggi che viaggiamo sulle ruote, che quindi le montagne sono elementi di separazione. La montagna nel tempo passato è stata un elemento di unione. Attraverso la montagna la gente si incontrava, la gente si scambiava prodotti e creava delle comunità. Ora queste comunità, divise da un trattato di pace che per esigenze militari che oggi sono proprio da considerare anacronistiche, no? Oggi che viviamo un periodo in cui le tecniche militari sono basate sui droni e su queste cose qui, allora certo, hanno fatto un confine che passava sullo spartiacque, no? Perché i francesi vincitori si sono presi anche le vette delle montagne, perché si riteneva che con il possesso di quelle vette si poteva sparare più facilmente nelle valli dei vicini. Cose anacronistiche. Comunque, a parte queste cose, le conseguenze di questa divisione fatta facendo passare il confine sullo spartiacque e quindi dividendo il territorio proprio in tre
tre pezzi, no? Una parte francese, una parte ligure, una parte piemontese. Ha creato delle situazioni anche molto dolorose, no? Per delle vicende familiari, per dei possedimenti che si possedevano in territori, per delle questioni di pastorizia, eccetera. Comunque, nonostante queste difficoltà incontrate dai brigaschi, i brigaschi di tutte le tre parti delle comunità, sia la piemontese, sia la ligure, sia quella francese, hanno conservato dei sentimenti di unione, dei sentimenti di amicizia, il desiderio di conservare l'idioma, no? Che è un idioma del tutto particolare, riconosciuto anche minoranza linguistica storica. E noi come Associazione della Stera abbiamo colto, no, questi sentimenti, queste esigenze di questi brigaschi che ancora vivevano nei paesi di origine o che erano dovuti emigrare per andare a cercare lavoro altrove, e adesso attraverso la nostra associazione, attraverso incontri che facciamo, attraverso una rivista, attraverso un museo che stiamo costruendo a Realdo, cerchiamo di mantenere vivi questi sentimenti. È un museo a Realdo che raggruppa un po' tutte le testimonianze. Tutte le testimonianze, la chiamiamo H di Brigaschi, cioè di tutti i brigaschi. E poi magari ne parleremo, ecco, anche un po' di più. Attraverso queste iniziative vogliamo così salvaguardare un po' le cose preziose della nostra zona, e vogliamo anche far conoscere le bellezze delle nostre montagne, dei nostri paesi, le bellezze naturali, le bellezze ambientali, che vediamo anche nelle eccetera, quelle che ci sta proponendo, ecco, la regia. Ecco. E quindi la conoscenza alla zona, delle nostre a questo territorio. Ecco, perché le nostre belle montagne oggi possono essere così conosciute, valorizzate. Non essere più divisione. Ecco, non essere più divisione, ma unire i popoli. Questa è un po' la finalità della nostra associazione, che dobbiamo così con soddisfazione riconoscere che ha un seguito, perché il numero degli aderenti, il numero dei simpatizzanti cresce sempre di più, e quindi insomma siamo anche abbastanza soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti. E questa è sicuramente un'iniziativa importante, l'esistenza di questi sodalizi, di queste associazioni che guardano al territorio, alla cultura, alle tradizioni. E tra queste mi rivolgo adesso a Luciano Frassoni, l'associazione di Sant'Erim sicuramente ha fatto anche un qualcosa di più, perché il fatto di aver recuperato questa chiesetta che era ormai abbandonata, distrutta, noi abbiamo avuto modo di seguire un po' in tutti gli anni il percorso lungo anche e non semplice che è stato fatto, anche perché per ristrutturare avete usato volontari, offerte della gente, e quindi non è che ci fossero imprese con elicotteri per arrivare lassù a fare i lavori. È stata una fatica che però ha ridato splendore alla chiesetta, ma soprattutto ha riportato in questo luogo la gente. È di nuovo un punto di ritrovo, come accadeva 100 anni fa. Certo, è un punto di aggregazione. Di aggregazione. Un centro un po' spirituale dei pastori brigaschi che provenivano dalla Brig, e poi anche dei pastori realdesi che si trasferivano. Io ho parlato con dei pastori, anche la Realdo si trasferivano d'estate, magari dopo la transumanza, per rimaneva dell'erba, e allora si trasferivano da Carnino, da Realdo, da Piaggia, perché il colle dei signori, del lago dei signori, si chiama del lago perché una volta c'era un lago che oggi è fossile, è chiuso dalla torba, e quindi non esiste più sto lago, no? Coi secoli dopo che è passata l'era glaciale si sono formate. Era anche detta Valle dei Maestri. Valle dei Maestri perché d'estate nelle cittadine, cioè tipo Briga, i pastori si trasferivano tutti in queste valli che erano verdi a 2000 metri, oltre 2000 metri, e quindi si portavano dietro, oltre che i figli, tutte le famiglie con le galline, portavano anche il prete, veniva un cappellano, chiamavano cappellano, che si stabiliva in una piccola casetta vicino alla cappella di Sant'Eri, e dava lezioni ai bambini, sia di italiano, magari parlando in brigasco, perché parliamo del 1500 in poi, ecco, perché questa chiesa risulta
costruita nel 1500 all'incirca, perché di esattamente non lo sappiamo, però all'incirca quelle sono 600, 6 secoli. Quindi insomma intorno a quella chiesetta viveva veramente tutto un mondo, c'era una comunità che si trasferiva, sì, addirittura. Si trasferiva, la domenica tutti i pastori delle valli si riunivano lì. Famiglia dei pastori. Famiglia, certo, dei pastori. Lì tutta l'estate, quindi c'era quindi una con scuola, tutte le esigenze, tutte anche le di esigenze. Far studiare almeno, sì, esatto, per il minimo indispensabile, ma, diciamo, i bambini, certo, a quei tempi studiare, certo, significava imparare, sì, a leggere e scrivere, era già tanto, credo, perfetto, certo, literati, e quindi il prete era l'unica persona che poteva insegnare qualcosa ai bambini, anche la dottrina. Certo. Quindi dava, no, il tenuto, nome pensiamo che sia dovuto a, scusa, va tenuto presente che allora la disponibilità di un prete era molto facile, perché mentre oggi un prete oggi scarseggiano, mentre invece all'epoca a Briga c'erano decine di preti, e quindi prenderne uno, portarlo nella Valle dei Maestri perché facesse scuola ai figli dei pastori durante l'estate, non era così difficile, non era una cosa difficile, era una cosa molto, molto facile, no? E una cosa che volevo precisare su quello che ha detto Luciano, e che poi, sì, sulla base della domanda che le ha fatto, perché l'associazione Vastera e la società Sant'Erime non sono delle cose proprio separate, perché la società Sant'Erime è nata dopo, ma l'iniziativa per iniziare il recupero della chiesa di Sant'Erime è venuto proprio dall'associazione Vastera, perché bisognava fare un'operazione anche di procedura legale, bisognava avere, beh, certo, bisognava avere una licenza edilizia, bisognava avere una licenza dei beni ambientali, e questo è stato fatto dalla Vastera su un progetto che ha fatto una nostra socia, che è l'architetto Carmen Lanteri, no? E quindi abbiamo fatto questo progetto tramite il comune di Briga Alta, perché Sant'Erime si trova nel territorio del comune di Briga Alta, e dopo tutte queste autorizzazioni ritenevamo di avere le carte in regola per poter chiedere dei contributi ai vari enti, no? Ed è nata in questo senso, è nata poi l'associazione. E invece c'è stata un'ondata di volontariato, una miracolosa ondata di volontariato che è partita a fare i lavori, e la chiesa è stata recuperata proprio. No, è vero, fra Luciano? È un miracolo. Miracolosamente da un'attività, sì, da un'attività di volontariato. Grazie anche alla pubblicità che ha fatto Impiega TV. Impiega TV, c'è la raccolta in soldi. Il volontariato Zonino, sì, ci è stato sempre vicino. È stato proprio un aiuto, un aiuto morale. Lui ha sempre creduto e ha partecipato sempre a tutte le iniziative. Noi, come Associazione Vastera, gli siamo veramente riconoscenti. Oltre che godere della sua amicizia, siamo proprio lieti di poter essere qui e di poter è bello poter quando si riesce a ottenere dei risultati concreti, a vedere poi il frutto di tanti lavori, anche spesso quando si fanno delle offerte per beneficenza poi non si sa bene, ahimè, dove vanno a finire, che cosa succede. La chiesa di Sant'Erim è una testimonianza, insomma, le pietre di Sant'Erim, sì, sono, sì, lì, sì, a dimostrare che le cose sono state fatte, sì, bene, sì, e con lo spirito, sì, giusto. Sì. Ecco, Frassoni, c'è, sì, anche un discorso che, sì, qui non è di volontariato, qui, sì, invece riguarda l'ente pubblico, che la provincia, sì, ha avviato anche con il Piemonte, la Francia, che lì ci sono, sì, sempre le difficoltà dei confini, certo, il famoso intervento della strada, sì, di collegamento, quella militare, la Mones-Limone. Ecco, lì la situazione adesso com'è? Perché so che i lavori sono stati fatti, ci sono forse ancora però dei problemini, sì, qua e là. Allora, i lavori praticamente sono stati iniziati nell'estate del 2013, perché adesso c'è ancora un mezzo metro di neve lassù, certo, quindi si aprirà in giugno la strada, metà giugno. Due anni fa, verso metà giugno, sono stati iniziati i lavori appaltati all'impresa Icose di Paroldo, Icose, e l'anno scorso, nel 14 di ottobre,
sono stati inaugurati dalle autorità, la comunità montana, la Monregalese, sono stati inaugurati i lavori ultimati, c'è il fondo stradale, manca solo la cartellonistica, che però è appaltata, con, mi sembra 100, 150, 200 mila euro, manca la cartellonistica, però il fondo stradale con le sue cunette sono, e i muraglioni sono stati fatti, escluso un muraglione verso il lato francese, in proprietà francese di Tenda, che è crollato e non era previsto dagli dall'appalto, che era di 2000, circa 2000, 2 milioni di euro. Quindi la strada è transitabile fino a Limone, l'estate, logico, certo. C'è la neve. Però mancherebbe questo muraglione, però non è che impedisca di passare, almeno così mi ha detto l'ingegner Ferrari, Gino Ferrari, che è il direttore dei lavori. Della, speriamo della, che insomma poi anche nuovo... la parte francese sì. Un po' vedendo quello che fanno gli italiani via faccia un po' la sua parte era no? La parte più disastrata la parte cioè. Francese da noi gli alpini avevano già costruito dei muri ma la parte francese non hanno mai fatto niente quindi adesso si spera col prossimo agosto se dobbiamo decidere la data dovrebbe essere l'ultimo sabato di agosto, però si torna a Santeri. Sì, sì, a Santeri. Anche perché c'è una data importante. È il decimo anniversario dell'inaugurazione di questa chiesa. Della riconsacrazione. Riconsacrazione da parte del vescovo di Ventimiglia Sanremo, Alberto. Sì, oggi vescovo emerito, Alberto Careggio. Vescovo emerito, Maria Careggio. Che ricordo, anzi, parlavo con lui di Santeri proprio pochi giorni fa. Ah. Scherzando anche perché gli ricordavo mentre salivamo e il sottoscritto arrancava nel pezzo un po' più ripido dove sono le pietre eccetera e è arrivato dietro di noi il vescovo quindi partito dopo ci ha superati ma camminando come se fosse a passeggio per i portici ci vediamo in cima arrivederci buongiorno montanaro e dopo due minuti non l'abbiamo più visto e io infatti ho detto accidenti adesso capisco perché andava in montagna con il Papa Giovanni Paolo II quindi voglio dire è molto allenato lui sicuramente più di me l'ho dimostrato salendo a Santeri infatti ne ridevamo proprio alcuni giorni fa parlando ricordando questo aneddoto della sua camminata a Santeri che era come un siluro da Carnina a Santeri lui veniva a piedi gli anziani venivano in anche dei giovani con la macchina e con i fuoristrada adesso in questo momento la strada è perfetta almeno io l'ho vista a ottobre dell'anno scorso si va con qualsiasi macchina prima si doveva andare con i sub bisogna vedere poi con i permessi c'era stato un problema adesso c'è allora adesso si riuniscono per fare uno statuto il 29 di questo mese la comunità montana monregalese riunisce tutti a Ceva e devono approvare lo statuto per regolamentare l'ingresso a questa strada e sarà poi dovranno stabilire una cifra di un pagamento tipo come fanno in Trentino l'accesso sarà a pagamento perché questa strada in terra battuta avrà bisogno ogni anno di manutenzione quando vengono le nevicate tante piogge la può lavare e quindi creare delle buche ecco ci sarà bisogno di manutenzione manutenzione ordinaria che sarà ogni anno vedere come i muraglioni escluso quello che è nella zona francese sono ormai eterni speriamo che comunque appunto si favoriscano ahimè come è accaduto in passato che sono stati posti dei divieti proprio il giorno della festa della cerimonia insomma si deve favorire questo tipo di iniziative la montagna deve essere accessibile soprattutto per chi la ama e non per chi va lì per danneggiarlo, fare dei guai. Ecco, le persone che vogliono salire, magari anche con l'auto perché non riescono più a camminare a piedi, è abbastanza faticoso. Io per averlo fatto posso dirlo, anche se devo dire la verità, ho patito di più la discesa che la salita. Ma era venuto perché sì, sono salito a piedi da Carnino, ma come dicevo, ho patito più la discesa che la salita perché quando si punta, se non si regolano bene gli scarponi, per legarseli bene, diventa più difficile scendere che salire, paradossalmente. Sembra assurdo, ma è così, anche lo sforzo infatti, è superiore. E comunque è una passeggiata stupenda, ma è giusto che la montagna la possano godere anche le persone più anziane che magari non possono più arrivarci a piedi. Io credo che la montagna debba essere veramente di tutti, nel modo giusto, rispettando le regole, rispettando i posti, la natura, i luoghi.
E quindi allora ad agosto poi scopriremo la data. La data dovrebbe essere l'ultimo sabato, però bisogna incontrarci e chi decide è il consiglio di amministrazione. E vedremo anche a metà queste maggio. Nuove norme di statuto. Sì, e tanto avremo già le nuove norme. Sì, certo. Ve le comunicheremo. Questa strada qui, la Bonesi Limone, apre delle grosse prospettive. Assolutamente, no? Certo. Perché ne parlavo recentemente passando da Tenda con il sindaco Vassallo, no? Che anche i francesi sono molto interessati a questa strada Monesi-Limone, perché si vorrebbe, adesso vorrebbero anche, sembra che ci sia la possibilità di intervenire sulla strada tra Collardente e Tanarello, no? Che è una strada francese, una strada che è molto bella, perché lì si vede la Valle delle Meraviglie, quindi è una panoramica fantastica. E poi continuando per Colle Sanson, scendendo a Briga, salendo a Limone, ci potrebbe essere un circuito, no? Che potrebbe avere delle possibilità enormi per lo sviluppo turistico. Ma poi Lanteri, lei è stato anche amministratore dell'entroterra, eccetera. Quello che abbiamo sempre detto da anni e continuiamo a ripetere, qui stiamo parlando di zone a 2000 metri, dove ci ricordava giustamente Frassoni, ancora oggi c'è la neve, c'è mezzo metro di neve lassù. Sì. Ma sono zone raggiungibili in un attimo dalla nostra costa. Sì, sono montagne dalle quali si vede il mare. Questo direi che è la ricchezza del territorio. Certo. Costa e entroterra messe insieme, Alpi marittime, le Alpi del mare, così definite. Certo. E non sono definite così a caso. Credo che sia una risorsa importante per noi, per i francesi, per tutti, soprattutto per richiamare turismo, facendo sì in questo caso magari anche concorrenza a territori che non possono vantare magari avranno altro, ma questo no. È una particolarità di questa zona. Abbiamo bisogno che gli amministratori della costa, che hanno sempre avuto un po' le scrivanie che guardavano il mare, ogni tanto si girino si girino un po' verso la montagna e cerchino di capire che c'è una interdipendenza, no? tra la montagna tra la montagna e magari vengano anche a visitare e promuovano questo museo a Cadi Brigaschi, che volevo approfondire un po' con lei, che si trova a Realdo, che è una frazione del comune di Triora, ed è realizzato da Avastera insieme con altri sodalizi. Credo che sia un punto di riferimento importante per conoscere una cultura, ecco, non necessariamente per vedere reperti storici antichi, ma per vedere la storia. Difatti questo nostro museo, che è un piccolo museo, no? Vuole essere così una raccolta di memorie, una raccolta di elementi storici che sono legati alla terra brigasca, e anche far conoscere la nostra terra brigasca, perché il nostro museo, ecco, la finalità del museo, almeno speriamo di poterla realizzare, ma le intenzioni sono queste. Non vorrebbe essere una raccolta di reperti storici che visitandola il visitatore dica: buon, ho visitato il museo, ho visto una serie di cose molto belle, ma quando esce la festa è finita, no? Cioè. Noi vorremmo, attraverso dei video e attraverso una carta navigabile, no? Che attraverso una carta si possano vedere e avere notizie su tutte le punti interessanti della terra brigasca, vorremmo che il visitatore, quando esce dal museo, fosse non avesse esaurito la sua visita, ma fosse stimolato andare a vedere Saccarello, andare a vedere la Madonna del Fontan o Cappella Sistina delle Alpi Marittime, andare a visitare Upega, Verdeggia e tutte, insomma, le cose belle della nostra, cioè dovrebbe essere un museo propositivo, ecco, un museo che sarà, si propone, tra l'altro, aperto dal 15 giugno al 7 ottobre, il sabato, domenica e festivi, dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19. Ma a Vastera, qui la regia ci sta facendo vedere anche, ci ha fatto vedere prima delle immagini di musica, di concerti. A Vastera propone iniziative anche sulla costa, perché voi parlate di montagna anche davanti al mare, giusto? Sì, abbiamo fatto quest'inverno un incontro nel teatro della chiesa di San Siro a Sanremo, dove c'è un gruppo di
cantori, no? Di cantori occitani che sono venuti a fare uno spettacolo così di un po' di teatro e un po' di musica, proprio anche per far conoscere sulla costa, ecco, quelle che sono le cose interessanti della nostra terra brigasca. Parliamo di occitani, perché noi, il nostro dialetto, che è un dialetto tutto un po' particolare, che è parlato solo lì, nella nostra terra brigasca, è stato riconosciuto minoranza linguistica storica variante dell'occitano. Poi qualcheduno ha criticato, non è occitano, è ligure, è un po' diverso, però è indubbiamente la nostra zona è una zona di confine, e che storicamente poi è stata abitata da pastori che erano dediti alla transumanza, no? Quindi andando sulla Costa Azzurra, venendo sulla Riviera e andando poi in montagna durante l'estate, hanno avuto necessità di mettersi in contatto con altre comunità, e quindi ci sono stati degli scambi di vocaboli, eccetera, e quindi naturalmente si è modificato strada facendo. Però è una... Sì. È un idioma a sé, particolare, che è stato riconosciuto con qualche radice, con qualche attinenza con l'occitano. Che sia un dialetto ligure non si può dire, che abbia assorbito dei vocaboli liguri è in dubbio, però ha una sua caratteristica, una sua personalità in sé. E ha una grande importanza mantenere i dialetti, ricordare. È una lingua a sé della montagna. Poi, volevo far presente che fine del 1800, il famoso figlio di Garnier, il famoso architetto dell'Opera di Parigi, era giovane, 22 anni, abitava a Bordighera per questioni politiche, no? Era stato no, per questioni politiche, perché papà, era malato, no, perché era malsottile, ammalato di tubercolosi. Allora a quel lo tempo malsottile. Terapie per la tubercolosi erano soltanto delle terapie climatiche, e nella villa Garnier, che ancora adesso a Bordighera si vede, era stato mandato per fare delle cure climatiche, e aveva una persona di servizio di Bordighera, e aveva un giardiniere domestico di Realdo, e aveva tempo ed era una mente molto lucida, molto colto, e ha studiato questi due dialetti e ha pubblicato un libro che ha pubblicato a Parigi, no? Perché il padre Charles Garnier, il grande architetto dell'Opera di Parigi, sì, la madre poi era figlia di un grande professore universitario di Parigi, quindi hanno pubblicato a Parigi nel 1898 questo libro, che poi io ho trovato nell'archivio del Museo Bicknell di Bordighera, l'abbiamo ripubblicato, e allora ha fatto un vocabolario, una grammatica sistematica dell'idioma di Bordighera e di quello di Arealdo. E mentre quello di Bordighera dice, quello di Bordighera è un idioma caratteristico, ma è una variante del ligure, che parte da Monaco, certo, e va fino a... Invece quello di Realdo è una lingua a sé della montagna, che ha acquisito, dice, vocaboli dal Piemonte, dal francese, dalla Liguria, ma la struttura ha una struttura a sé, e quindi lo diceva Christian Garnier nel 1898. E quindi ha maggior ragione a ribadirlo noi poi oggi. L'abbiamo certo, reperita qui in questo museo, abbiamo fatto una ristampa anastatica che adesso però è in esaurimento, comunque è una testimonianza appunto di una ricerca di una persona colta, no, che aveva capito certo, un po'. La caratteristica è che non è dall'italiano al realdese, ma dal francese al realdese, perché lui parlava francese. Quindi è scritto certo, dal francese, cioè il vocabolario dal francese al realdese, e dal francese al bordigotto, che dice una linea una è comunque lingua interessante e singolare, dimostra anche, insomma, come nella storia questo territorio abbia destato tanti interessi culturali, sociali e anche economici. Io ringrazio sentitamente Nino Lanteri, il presidente dell'Associazione Amastera, e Luciano Frassoni dell'Associazione di Santerim, per essere stati con noi, per aver
così potuto dedicare questo microfono aperto alla montagna, cosa che torneremo a fare. Il nostro è assolutamente un arrivederci, anche perché torneremo a parlare della Mastera, della Terra Brigasca, torneremo a parlare di Santerim e torneremo soprattutto a Santerim. Grazie a voi per essere stati con noi e grazie al pubblico che ci ha seguito invece da casa. Arrivederci e buona serata. Ponente Gas, forniture GPL per ambienti civili, industriali, agricoli e floricoli. Ponente Gas è anche impianti canalizzati per condomini e agglomerati urbani. Ponente Gas è soprattutto azienda vicino al cliente, per cortesia e rapidità del servizio. Telefonaci allo 0184 48 65 33 per un preventivo gratuito. Ponente Gas, la certezza del calore.